Marco Pannella è arrivato oggi a Padova per un incontro sulla difficile situazione delle carceri italiane, in cui ha anche spiegato come si senta più rappresentato dalla Chiesa che dallo Stato. C'è da meravigliarsi se il radicale che sono oggi si sente più rappresentato dallo Stato, detto città del Vaticano, ma direi della Chiesa che si manifesta come tale. Che del governo. Marco Pannella, presidente del Senato del Partito Radicale Non Violento, arriva a Padova per parlare di carceri e giustizia e racconta il suo avvicinamento alla Chiesa. Padre, papà o papa, viene voglia di chiamare in altro modo, Francesco, la prima cosa che ha fatto in 48 ore, la tortura da inserire nel diritto, come in tutto il mondo, anche nel diritto italiano, la tortura non è un reato. Il Papa l'ha inserito, lui, e contemporaneamente la nostra vecchia battaglia, dopo la pena di morte anche l'ergastolo, ha inserito nel codice canonico, anche lì ha abolito l'ergastolo. Chi viene detenuto oggi ha dal 60 all'80% di probabilità di ammalarsi in carcere, è la denuncia dei radicali. Malattie infettive, tossicodipendenza, malattie psichiatriche. Senza contare il fenomeno tutto italiano dei suicidi degli agenti di polizia penitenziaria, oltre alle torture. Ma cambiare, secondo Pannella, si può con la non violenza. La non violenza è la risposta laica, dialogica, lo intuivano di già i greci della democrazia greca, e noi l'abbiamo fatto una pratica.